Prima di far partire il video volevo dirvi due cose. La prima, questi video sono stati registrati ovviamente prima che scoppiasse questa pandemia globale, purtroppo, che ci tiene tutti a casa. E l'altra cosa che vi voglio dire, alla fine vi lascio una chicca pazzesca. A vedere il video rido ancora perché è davvero successa una cosa incredibile. Mi raccomando, questo negozio è pazzesco e guardatelo tutto perché alla fine vi metto una cosa bellissima. A dopo. Eccomi qua, allora sono a Hi-Fi Gallery, guardate qua, ok? È in un centro commerciale molto comodo, almeno molto comodo per il nostro albergo che era qua sulla punta vicino a Hong Kong, e il signore molto gentile ci fa fare anche il video. Ha tutti i prodotti praticamente che vendo anch'io, però veramente belli, esposti molto bene, evidentemente qua la moneta, il grano gira, no? E tanto per dire, all'entrata troviamo le ultime sono Schwalbe, bellissime, che le vendono a 59.800. Sono poi dei bei soldini perché sono praticamente 60.000, sono 8.000 euro direi circa. Qua vedete come sono costruite bene, adesso presto le prendo anch'io quelle lì. Qua abbiamo un Uniso Reserce, il Performance, che non c'è, ah no, c'è anche il prezzo, a 79.900, questo ancora un po' di più perché sono 80.000 dollari di Hong Kong, che sono circa 10.000 euro, quello di monta del KT88. Sotto troviamo il Sinfonia, sempre della Uniso Reserce, a 3.990, circa 5.000 euro. L'Uniso Reserce, l'unico CD primo, a 13.800, che poi dopo dice che lo può scontare, quindi sono 13.800, quasi 2.000 euro circa, più o meno. Qua vedete tutta la roba della Eclipse Focal, sempre per ricordarvi dei prezzi, praticamente con un euro ci danno circa 12 dollari, no, 8 dollari di Hong Kong. Qua hanno tutti i cavi della XLO, che è una marca che è molto molto interessante, la vendiamo anche noi, diciamo, in Europa. Questo non l'avevo neanche mai visto nelle fiere perché non mi è mai capitato di venderlo, non me l'hanno mai chiesto. Il Macintosh, l'RS200, è praticamente l'all-in-one della Macintosh e costa 28.888, circa 3.000-4.000 euro. Ovviamente Bluetooth e fa di tutto e di più. Ecco, qua entriamo un po' nel già più impegnativo, l'MCD il 350, abbiamo lì l'MCD 600, qua abbiamo quello che si chiama l'all-in-one, praticamente questo è un sistema che fa tutto, c'è anche l'amplificazione, no, dentro, col giradischi e la sezione pre a valvole, a 5.880, 58.800, quindi sono circa 7.000 euro. E sotto abbiamo il 9.000, direi, sì, l'MA9000, che non c'è scritto il prezzo. Abbiamo anche un Uniso Reserce piccolino, il Simplitù, e un altro all-in-one, sempre della Macintosh, che peraltro mi sembra un buon prezzo. 1.200 scontato, lo porterei anche a casa. Poi andiamo avanti, qua in esposizione abbiamo tutta la serie della Sonus Faber, bella, che dovrei andarci a vedere dietro perché non ricordo più se sono le Serafine o le Guarnieri, insomma comunque è una serie veramente bella, e quelle lì sono le Chameleon T con i fianchetti blu, proprio come quelli che avevamo noi, e lì la serie torre della... Poi abbiamo il 352, ah no, il 252, scusate, pensavo fosse quello più grosso, il 252 della Macintosh a 3.180, poi dopo dice che lo può scontare, 31.800,
quindi sono circa 4.000 euro. E lì abbiamo una serie sempre della Unison Reserce. Adesso vedete voi i modelli. CD2 a 21.500, circa 2.500 euro. Sempre il simple della, il trio del 25 della Unison Reserce. E là di dietro abbiamo le La Scala dell'Eclipse, che sono a 65.000. Sono circa 65.000, sono 8.000 euro, costano meno che in Italia costano un po' di più. Il 275, sotto la reedizione del C22 a 52.800, circa 6.000 euro, e sotto non riesco a leggere, però è un finale, vedete, abbiamo il DAC del D150 sopra e sotto il MCT 450 a circa 39.000 dollari, che sono quasi 5.000 euro. Poi dopo il giradischi, l'MT2 a 35.800. Come go outside? Hanno il suonetto qua. La roba ancora più impegnativa, queste sono le Serafino, guardate che finitura che hanno, queste sono le Serafino da scaffale, per modo di dire, perché no, scusate, le Guarnieri da scaffale, guardate anche queste che sono incredibili. Il McKinsey 70° anniversario, qua non c'è il prezzo perché evidentemente c'è da prendere paura. Qua in questa ditta, questo negozio, visto che ce li ha tutti i lumini là davanti, e qua di dietro troviamo l'MCT500, che è la meccanica di trasporto, dove non c'è il prezzo. Sotto abbiamo l'MCD70, che il 70° anniversario è anche quello. Ci hanno messo anche addirittura il USB davanti, anche l'MCT500, e sotto sono i 611 che li vendono a 130.000 dollari di Hong Kong, che sono circa 15.000 euro. Qua troviamo l'MT10, il giradischi top della Macintosh. Bella testina Macintosh, e sotto abbiamo il C1100 a 130.000 dollari, che è un due telai praticamente, e quello lì, sì, l'ho detto, 130.000, che sono circa 15.000 euro. Sotto abbiamo a 62.000 dollari il D1100, un preamplificatore digitale. Poi dopo abbiamo il 275, che forse l'abbiamo visto anche di là, il C70 preamplificatore, e sotto sempre negozio incredibile. Io adesso vado a ringraziare. Perfetto.
Thank you. Very, very interesting. Yes. Ah, qua te l'hai fatto qua? No. Facciamo anche lì. Sorry. Last one. MX a 70, sistema integrato, 29.000, circa 3.500, e sotto la 80. Ma questi ce li hanno tutti, Eccoci qui, praticamente eravamo sulla strada, stavamo camminando, abbiamo visto un'insegna di un negozio che vendeva hi-fi. Ovviamente ci siamo buttati dentro al palazzo, siamo saliti al 17° piano, abbiamo bussato alla porta e questo signore ha aperto lo spiraglio della porta, è uscito fuori e noi abbiamo visto che stava mangiando dentro al negozio. Ma la cosa è che ha dovuto spostare completamente il tavolo perché il negozio era talmente tanto piccolo che non riusciva a mangiare e a farci vedere il negozio in contemporanea. Guardate questo video perché è bellissimo. Okay. Yes. Happy New Year. Happy Thank New you. Year. You yes, too. This is also vintage. I like vintage. I'm from Italy. Italy. I like JBL. 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 Yeah. Johnson. Macintosh. Macintosh. This is Yeah. Is this? This is a CD player. This is a PMP. Italy is a nice place. Yeah. Nice. Also, Hong Kong. You like Hong Kong? Yeah. A lot. Like Hong Kong. This is not so good. Yeah. But you're a tourist. You say, never mind. Never mind. We like tourists very much. They like tourists. Very much. Okay. And the business is okay? Yeah. Okay. I am. Perfect. Okay. The place is too small. Too small. Yeah. Because Hong Kong rents are very expensive. Yeah. How much costed one rent? One room. This is 8,000. 8,000 per month. Per month. 1,000. 1,000 euro al mese. The rent for this business is 8,000 Hong Kong dollar al mese. 1,000 euro al mese. $8,000 Hong Kong dollars. Very expensive. Yes, very expensive. And you repair or you also sell? It's a rent, only rent. No, it's hi-fi. This is I don't know how to repair that. This is sell. Okay. Nice, pretty nice. Okay. Thank you. Happy New Year. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.